Buonasera, al contrario di quanto avrei voluto fare, cercherò di essere breve semplicemente per lasciare la possibilità di entrare nel merito del lavoro di Adelita e di cercare di avere un bel dialogo tra tutte le figure coinvolte in questo progetto e soprattutto poter ascoltare anche le parole di Gabby Scardi che segue da molto tempo Adelita ed è abbastanza preparata di noi su tutti gli argomenti e su tutti i passaggi che nel lavoro di Adelita ci conducono fino ad oggi. Due parole sul contesto in cui ci troviamo. Questo progetto Agency Giochi di Potere è un workshop appunto, quindi quello che probabilmente può sembrare una cosa tra virgolette autonoma, leggermente strana in un contesto espositivo, perché il workshop si è tenuto in una delle gallerie del museo dove attualmente è in corso una mostra aperta al pubblico che è Utopia for Sale, una mostra collettiva a cura di Unru e mia, che mette insieme una serie di artisti provenienti da tutto il mondo che discutono di quale possa essere l'utopia contemporanea. Che cosa è successo nel passaggio dal modernismo, dall'utopia del sociale fino ad oggi? Qual è l'utopia in questo momento degli artisti e dei giovani e della contemporaneità? Ovviamente inutile annoiarvi su quelli che sono i problemi della crisi attuale, del crollo di tanti appunto sogni utopistici che ci hanno accompagnato, che hanno accompagnato la storia del nostro paese, ma di tutto il mondo. E, per dire che in un momento in cui i problemi sono moltissimi, la contemporaneità però ha anche preso coscienza di un mondo globale e quindi ha imparato in un certo modo a difendersi, ad affrontarlo e a trovare le soluzioni per poterlo spiegare, affrontare, contrastare in qualche modo. Molti artisti lavorano in questo senso, l'intero progetto è un omaggio a Alan Sekula. Alan Sekula è stato un artista molto importante, uno dei maggiori artisti coinvolti attivamente nei problemi a lui contemporanei e un artista molto vicino ad Adelita stessa. Il progetto di mostra ha ospitato al suo interno un lavoro di Adelita che lei ha fatto agli inizi della sua carriera, non aveva 20 anni, neanche forse, ed è Story of the Heavens and Our Planet, un lavoro molto bello di cui però preferirei vi parlasse direttamente lei e ci piacerebbe riuscire a potervi spiegare come da quel lavoro di quindi 8 anni fa siamo arrivati ad oggi, al workshop che ha coinvolto Adelita in questi momenti con gli studenti di Roma. Io rubo il microfono di voi due. Okay. Innanzitutto volevo ringraziare il Maxi per l'invito sia al workshop che a presentare il lavoro, grazie a tutti voi per essere qui e un particolare ringraziamento naturalmente a Leandro, Stefania e tutti i ragazzi del Manara. Qua abbiamo due rappresentanti che parleranno, magari ci daranno la loro opinione sul workshop e poi naturalmente Gabby Scardi che insomma mi aiuterà a snocciolare alcune delle tematiche che vi vorrei presentare. Vorrei fare una breve presentazione partendo dal lavoro di cui vi ha appena parlato Monia per arrivare poi al lavoro diciamo del workshop stesso, giusto per farvi capire un po' qual è stato il percorso, i concetti che mi hanno portato, le problematiche sociali che mi hanno portato a pensare a questo lavoro. Cercherò di essere il più breve possibile, lunga però la accorciamo anche perché vorrei lasciare abbastanza spazio appunto per parlare del workshop che insomma è la parte principale anche di questo incontro. Allora inizio brevemente parlandovi di quello che mi ha portato ad allontanarmi magari da un aspetto diciamo più tradizionale se vogliamo dell'arte contemporanea, quindi un aspetto magari principalmente formale o legato alla pittura, alla scultura. Quando ero all'Accademia questa cosa mi ha turbato abbastanza, insomma il disinteresse verso tutto quello che accadeva al di fuori dell'Accademia, quindi questo interesse puramente formale per, non so, il colore di un pezzo di polistirolo legato a un bastone, insomma questi discorsi mi frustravano abbastanza, quindi ho cominciato a guardare oltre il muro dell'Accademia in quel momento, appunto verso l'età dei 20 anni, e mi sono avvicinata molto ai movimenti attivisti e anche alle loro grafiche in un certo senso, quindi questo che vedete alle mie spalle
proviene da un mio archivio di grafiche di eco warriors, di attivisti che in un certo senso cercano di lottare per l'ambiente. Quindi vi faccio vedere alcuni dei poster che tra l'altro saranno di nuovo esposti in sala 5 quando puliremo insomma, tutto quello che è rimasto del workshop. Quindi mi attraeva in modo particolare questa, questa possibilità di trasmettere un'idea politica e sociale di contrasto o diciamo che andava contro quella che poteva essere un'egemonia ideologica in quel momento, e come trasmettere questo tipo di ideali alternativi tramite l'immagine. Qui vi faccio vedere alcuni appunto dei fogli che provengono da questi archivi. Quindi cercando di scappare dall'accademia ho passato 3 settimane proprio nel momento in cui stavo scrivendo la mia tesi di laurea, quindi insomma sì, 21 anni forse mi stavo preparando, a cercare di avvicinarmi appunto a quella che era la pratica del tree sitting, quindi a visitare effettivamente uno dei campi. Questa è una pagina del mio diario dell'epoca, mentre cercavo di capire come arrivare dentro la foresta occupata per diciamo documentare o informarmi su quello che stava succedendo. All'epoca naturalmente con molta diciamo innocenza, in un certo senso, che sono arrivata lì con una videocamera e ho filmato quello che vedevo. Il lavoro appunto che è qui al Maxi, che verrà riesposto poi in sala 5, è partito proprio da questa voglia, no? di uscire da delle questioni formali e di avvicinarmi invece a quelle che sono le cose sociopolitiche. Gabi, tu interrompimi quando vuoi perché io vado sì. A treno. Queste sono delle foto che ho scattato durante questo primo diciamo approccio a questo campo. Il tree sitting, in questo caso questo campo che si chiama Stanton Moor, è rimasto insomma aperto per 10 anni, e le persone che protestavano all'epoca, insomma, c'erano 35 casette, ecco, disperse per il bosco, hanno poi vinto la causa legale contro la compagnia che stava per disboscare la foresta, e quindi io sono arrivata proprio poco prima che loro vincessero questa causa. E qui vi faccio vedere un brevissimo pezzettino del video, 30 secondi, per farvi capire cosa stavo filmando. Questo. But I wish something could be done about it, that's all, you know, but I suppose it's difficult, yeah. 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 There's so much traffic, the more rain it is, the more traffic there is. Non ve lo faccio vedere tutto perché si vado un po' avanti. Poi se vogliamo parlare del lavoro, non so, per esempio un aspetto che mi era sembrato interessante coprire forse era appunto quello dell'idea di utilizzare in un certo senso il Super 8, perché volevo mantenere diciamo questo filtro quasi onirico, diciamo, quindi per me la rappresentazione ha un significato attraverso il vedere queste immagini di una società tra virgolette alternativa, così esterna a quella che è la nostra normalità. Volevo che ci fosse quest'altro filtro, in un certo senso quasi diciamo di distacco, no? Per farci riflettere magari su invece quella che è la nostra realtà in alta definizione, in un certo senso. Comunque, passo avanti. Questo è invece un lavoro che non sembra un lavoro, nel senso è un cartellone che non aveva nessun altro
diciamo, questa è la documentazione poi effettivamente del cartellone che è stato installato all'Ingotto a Torino. E la domanda che ho scritto, che insomma abbiamo scritto su questo cartellone, è: che faremo se non dovessimo produrre e consumare? Era una domanda, diciamo, che volevo porre alle persone che passavano per questo luogo. Naturalmente poi l'Ingotto è particolarmente importante dal punto di vista, diciamo, storico, anche perché chiaramente è un luogo che ha visto tutte le fasi del capitalismo, dalle catene fordiste, poi passando per un capitalismo più, diciamo, immateriale, appunto la fabbrica che una volta era la fabbrica della Fiat, adesso è dove si fanno artisti, la Fiera del Libro, eccetera. Quindi mi interessava anche l'aspetto proprio locale di questa zona e come ha visto diverse fasi. Poi l'Ingotto appunto è una zona prettamente operaia. Io ti lascio, funziona? Ti lascio continuare, perché penso sia interessante riprendere poi alcuni pezzi. Ok, perfetto. Accomunano i lavori. Ok, perfetto. Forse avere prima un overview. Va bene, allora vado avanti a treno. Quindi appunto, diciamo, questo lavoro è un lavoro che poi non è effettivamente un lavoro, nel senso non ci sono segnali che dicono c'è un autore, questa è un'opera, quindi questa è una cosa che per me era anche importante, cioè andare al di là dell'autorialità in un certo senso. Questa è una cosa che mi interessava. Poi, diciamo, era una domanda sospesa, e quello che ho voluto poi portare avanti invece è un piccolo libro, una pubblicazione, dove ho chiesto a 3 persone di rispondere a questa domanda. Il libro è un normalissimo libro che si trova nelle librerie, è edito da Mus, e ci sono appunto queste tre risposte. Una è di Franco Berardi, un filosofo, attivista, insomma, che è uno dei fautori, diciamo, di Radio Alice. Poi Federico Campagna invece è uno scrittore giovane che tratta queste tematiche appunto politico-sociali, e poi Roberto Pinto, che è un critico d'arte storico, che appunto ha cercato anche di rispondere a questa domanda, cioè se questa fosse o non fosse un'opera, che impatto avrebbe avuto sapere o non sapere che questa era un'opera d'arte. Effettivamente è una domanda che, diciamo, è rimasta un po' sospesa. Proseguo. Poi ho cominciato a interessarmi anche alla pedagogia radicale, nel senso, in particolare ho cercato di avvicinarmi a dei modelli educativi che mi sembravano importanti e anche poco conosciuti, nel senso che chiaramente la pedagogia classica è un qualcosa che ci tocca tutti, perché insomma le scuole che viviamo, che vediamo, la maggioranza insomma delle scuole hanno un particolare stampo, quantomeno diciamo ci sono delle pagelle degli insegnanti che hanno un determinato ruolo, un rapporto con gli studenti, mentre le scuole che ho cominciato a scoprire, in particolare mi sono interessata alla Modern School, sono delle scuole, e all'epoca comunque qua si parla dei primi del Novecento, delle scuole dove non ci sono dei direttori ma dei collettivi di insegnanti, non ci sono pagelle, non ci sono voti, i bambini insomma abitano queste classi miste, anche sia di età che di sesso, e naturalmente all'epoca appunto anche solo questa idea di mischiare l'età e il sesso era una cosa abbastanza particolare, adesso forse un po' più normale, però una cosa che mi aveva anche colpito è che non c'erano delle divisioni tra le materie, quindi c'erano dei progetti, mentre adesso chiaramente l'educazione a progetto è una cosa normale, pensarla nel 1901 è qualcosa di abbastanza straordinario. Vi faccio vedere alcune immagini d'archivio che io ho trovato, e poi vi spiego anche magari la connessione tra il fare l'artista, avere una, diciamo, secondo me una responsabilità sociale, e la pedagogia, che diciamo è il nesso che poi mi ha portato anche a fare questo workshop. Quindi, partendo dal mio interesse, diciamo, politico-sociale, che andava oltre la creazione di oggetti formali, mi sono avvicinata pian piano anche a questo tipo di esperienze, e infine anche al cercare di capire come operare, cioè nel mio mestiere, che libertà darmi, che limitazioni darmi per far sì
di produrre un qualcosa che almeno io spero e penso abbia un valore oltre all'essere un oggetto estetico. Quindi qui vi faccio vedere alcune immagini appunto di questa scuola. Questa scuola è stata iniziata da Francis Ferreri Guardia, che è un pedagogo, era un pedagogo spagnolo nel 1901 a Barcellona. Poi, dopo l'uccisione di Francis Ferrer per mano dello Stato, la scuola in sé, i concetti della scuola sono arrivati fino a New York. La prima immagine che ho fatto vedere, infatti, era un'immagine diciamo, pubblicitaria della scuola, del primo opening della scuola a New York. La scuola era seguita da dei rinomatissimi anarco-collettivisti quali Emma Goldman, Alexander Berkman, che insegnavano addirittura dentro la scuola, e Man Ray, il famoso fotografo, fu uno dei primi alunni di questa scuola. E la scuola poi naturalmente, avendo questo stampo politico e poi anticlericale, antistatale, non parlo benissimo italiano, fu costretta a andare via da New York, insomma, sotto pressioni politiche, e andò a finire a Stelton, nel New Jersey. E queste infatti sono immagini della, diciamo, comunità nata attorno alla scuola. La cosa interessante nel leggere gli archivi di questa scuola è che viene spesso detto dagli insegnanti stessi in queste lettere meravigliose che si scrivono che è la prima comunità nata attorno a una scuola, quindi non c'è diciamo, un gruppo di persone che decidono di vivere insieme e costruiscono le case, poi non so, la clinica, poi l'ospedale, poi, insomma l'elemento produttivo, l'elemento centrale di questa comunità era la scuola. E questa è una cosa che mi interessava moltissimo, perché appunto anch'io penso tuttora che la pedagogia e l'educazione siano, come anche emerso forse oggi in alcuni commenti durante il workshop, la ragione principale di un cambiamento sociale. Quindi attraverso la pedagogia, attraverso l'educazione alternativa, in questo caso io ero anche curiosa di capire se effettivamente ci potevano essere le società alternative diverse. E questo è Francis Ferreri Guardia, chi fosse curioso. Quindi poi, proseguendo il mio percorso, sono andata a finire a Parigi per una residenza con il pastificio Cerere, vincendo un premio che si chiama Sei Artista, e ho fatto una residenza di 6 mesi a Roma e poi un periodo di residenza anche in Francia. Questa è una foto che ho scattato durante una manifestazione. La bandiera che vedete in mano a quella statua, che tra l'altro è di Francis Ferreri Guardia davanti al Ministero dell'Educazione francese a Parigi, è del liceo autogestito di Parigi. Mi sono avvicinata a questa realtà per cercare delle scuole, classi, esperienze contemporanee di quello che era l'idea di Ferrer, perché poi la scuola di Ferrer in America è stata chiusa, smembrata completamente nel 1956. Ci sono tantissime esperienze radicali anarco-collettiviste, questa era una di quelle che si avvicinava, e appunto essendo a Parigi mi sono andata a trovare gli insegnanti e gli alunni di questa scuola. A parte il fatto che gli insegnanti lì non si chiamano insegnanti, ma per nome, come tutti gli alunni. Ho chiesto agli insegnanti e agli alunni di questa scuola di fare un piccolo dibattito su delle definizioni che io gli ho portato, su delle parole quali educazione, utopia, Stato. Portando di queste parole, gli ho chiesto di commentarle insieme, sia agli adulti che ai ragazzi più giovani. Questo ci ha portato poi ad avere una traccia audio e dei poster, che sono questi, dove appunto i ragazzi, mentre parlavano tra di loro, si scambiavano delle opinioni, commentavano anche sulla struttura del loro liceo, come funzionava il loro liceo. E vi faccio vedere un piccolissimo estratto di questo film. Mentre la traccia audio, appunto la traccia di questo colloquio avuto con gli studenti, la traccia video è di una scuola senza muri interni, un'altra scuola, che ho utilizzato per fare una carrellata dove cercavo di filmare, di visualizzare quello che era l'apparato scolastico, quindi tutte quelle che sono le costrizioni quasi forse, o comunque le architetture di una scuola, no? Che non ci soffermiamo quasi mai forse a pensare proprio a cosa vuol dire stare a un banco, a cosa vuol dire avere davanti una lavagna, cioè sono cose che ci portano anche a comportarci in un certo modo. Faccio vedere un pezzettino.
éduquer, développer les facultés physiques, intellectuelles et morales de quelqu'un formé, élevé. Je trouve ça horrible comme mot. Enfin, pour moi, éduquer, c'est comme... je peux même pas dire ça pour un chien, tu vois, parce que tu perds toute la dimension, en fait, du sentiment de la personne, de la personnalité. Ça fait vraiment tuer un petit soldat. Tu dois être comme ça, et si tu ne rentres pas dans les cases, et ben c'est au revoir. Ce qui attends, est quelque part. Une faculté. Oui, mais moi je te parle là du mot en lui-même. D'accord. Après, dans la définition elle-même, développer, bah oui, c'est un mot qui s'approprie. Intellectuel et moral, on n'a pas tous la même morale, je crois, là-dessus. Et former, ça me fait penser au mot formaté, donc ça ne me plaît pas non plus. Et élever, bah, c'est pareil, c'est mettre sur un piédestal le bac ou d'autres examens qui n'ont pas lieu d'être, finalement. Parce qu'une fois que tu as passé ces examens-là, tu me punais, mais c'était ridicule. Pourquoi je me suis pourri la vie pour ça? Et pourtant, on le fait tous et on le fera toujours tous. La finalité des apprentissages, non, l'important, c'est la note. Et de préférence, être au-dessus d'une moyenne fictive. Et en effet, ce qui est perdu, c'est le sens, enfin le sens, c'est l'envie en tout cas pour les élèves de venir pour apprendre. La finalité, ça ne sert à rien, si ce n'est que la peur de la note qui est souvent l'alpha et l'oméga du système scolaire. Ok, proseguo. Io ho una domanda, sì, a questo punto. E cominciamo con qualche domanda perché il lavoro, sì, comincia a configurarsi. Allora qui, come in lavori precedenti e soprattutto come in lavori successivi, una delle questioni fondamentali è quella del condizionamento. L'idea è quella di sottrarre l'individuo a un condizionamento che invece ci accompagna normalmente sin dai primi anni, dai primi momenti di inserimento all'interno di strutture pedagogiche. Tu però crei delle piattaforme di azione molto precise, perché i tuoi progetti sono progetti molto precisi, tutto nasce da un'idea, da una visione, ma soprattutto esiste proprio uno script. Qui per esempio hai raccolto frammenti di conversazioni che si svolgono fra insegnanti e studenti, appunto conversazioni che partono da domande che tu hai posto, da questioni che tu hai posto. Fino a che punto si tratta quindi di una partecipazione, perché si tratta di partecipazione, ma fino a che punto si tratta di una partecipazione in qualche modo autogestita, come dire, e quanto invece è condizionata, perché il tuo lavoro in fondo è sempre basato su questa doppiezza, in qualche modo su questa ambiguità. È un lavoro che parla di un'energia che è un'energia addirittura anarchica, e da un lato, e dall'altro e che può diventare anche dirompente, ma dall'altro è fortemente imbrigliato. Sì. Ma io diciamo metto in piedi lo scenario, quindi io ho chiesto a loro appunto di commentare delle parole che gli ho portato, senza sapere naturalmente esattamente cosa avrebbero detto, immaginando probabilmente che non gli sarebbe piaciuta tanto la parola educazione, però appunto diciamo la libertà che gli individui che diciamo partecipano alla parte del workshop o comunque del momento di incontro partecipativa hanno la libertà all'interno naturalmente di un frame che io propongo, poi c'è anche la libertà di contrastare il frame stesso. La mia autorealità rientra quando faccio il montaggio, quando scelgo quali estratti utilizzare, però a quel punto penso che divido e spero, adesso sentiremo cosa ne pensano anche le ragazze, spero di dividere in modo, non so, forse non è neanche giusto spostarla sul piano etico, però di dividere in un modo che io trovo sia funzionale che diciamo corretto verso tutte le parti, la parte live
del lavoro, quindi la partecipazione e anche la possibilità di chi partecipa di criticare il lavoro e quindi di essere all'interno di un framework sì prestabilito, ma che si può rompere. Cioè non è che se qualcuno mi dice no, questa cosa non mi va, me ne vado, allora io blocco tutto. Insomma, fa parte tutto della stessa messa in scena in un certo senso. Poi la mia rappresentazione della rappresentazione che portano avanti le persone che partecipano, quello naturalmente c'è, cioè una mia autorialità, e quello sovente viene spiegato prima. Quindi il mio imbrigliare, diciamo, avviene quando io decido di rappresentare, però le ragioni che mi portano a rappresentare in un certo modo sono legate a una mia volontà pedagogica. Quindi quando prendo delle decisioni per quanto riguarda il montaggio o l'imbrigliare in un certo senso l'esperienza, le prendo in funzione del fatto che sto cercando di creare un altro livello di pedagogia, che è quello legato alle persone che vedranno il lavoro. Questo è quello. Quindi ci sono questi due aspetti, quello del momento della condivisione e della partecipazione e quello di chi invece poi vedrà il lavoro finito. Sì. E così sono due momenti che tu scindi in modo netto. Sì, sì, assolutamente. Vado anche ancora sì, poi a qualche sì, altro sì, domanda? No, va bene. Un altro lavoro che vi volevo far vedere brevemente è Postcards from the Desert Island, che è molto simile al lavoro che abbiamo portato avanti con il Manara, anche diverso in molti aspetti, però ve lo volevo far vedere appunto perché poi magari sarà punto di dialogo per il talk. Il lavoro è nato di nuovo da questa volontà di cercare di rapportarmi con delle scuole che avevano un diverso tipo di pedagogia. Quindi ho lavorato con l'École Vitruve, che è una scuola dove i bambini dai 7 ai 10 anni, almeno la classe con la quale ho lavorato io, vivono, diciamo, la scuola in completa libertà, quindi appunto non ci sono direttori, non hanno pagelle, sono in classi miste, lavorano a progetto, eccetera. Quindi di nuovo c'è questo discorso, diciamo, di una pedagogia alternativa. Vi faccio vedere solo dei piccolissimi estratti di quello che abbiamo fatto insieme. Comunque ho chiesto a questi bambini di costruire un'isola deserta all'interno della loro scuola e loro hanno risposto in questo modo. Adesso vediamo se riesco. No. No, non hanno risposto. La tecnica. Au début, c'était ecco. Des armes, mais après, on a fabriqué une vie. De l'amitié. Allez, il faut de l'amitié. Mais oui, mais il faut, mais pas pour faire le tipi. Mais tu peux le faire. Viens voir. Chacun donne ses idées, puis après... Quatre morceaux de bambou, on va les mettre comme ça. Et là, on va se solidifier avec ça. On va approcher les morceaux. Et on va bien, on va le faire un peu grand parce que on est quatre dans le même tipi. On va mettre de la ficelle en haut pour les tenir. On va un peu solidifier en mettant du scotch sur court. Puis on va passer le tissu dessus.
E qui direi che un tema è sicuramente quello dell'utopia, che appare qui in questo lavoro, forse in una forma metaforica ancora più forte. L'isola è per eccellenza la metafora dell'autonomia e dell'utopia, una micro-utopia, perché in fondo siamo all'interno di una scuola, nella hall della scuola, e questo anche appunto è tema ricorrente, mi sembra. No, assolutamente, infatti diciamo quest'idea appunto del cercare di visualizzare quella che può essere una società alternativa appunto passa un po' per questa ricerca dell'utopia, ma soprattutto passa per diciamo una ricerca quasi da antropologa in un certo senso, questo settare uno scenario che tecnicamente potrebbe essere utopico e poi vedere effettivamente quali sono le complicazioni o distopico nel caso magari del Manara, e poi vedere effettivamente che negoziazioni sono possibili, che cosa succede all'interno di questo scenario, e anche in un certo senso utilizzare quelle che sono le tecniche dell'antropologia visiva per capire quelli che sono i risvolti di quello che, dell'esperienza, e poi anche di quello che vivo io, perché all'interno diciamo dell'esperienza stessa sono molto partecipe anch'io, comunque sono coinvolta, anche se solitamente nei video, quindi in questa seconda fase di rappresentazione di quello che abbiamo vissuto, sono molto meno presente effettivamente. Gli antropologi, per gli antropologi il cardine di tutta l'attività è l'osservazione partecipata. Se non c'è osservazione partecipata non c'è antropologia o etnologia, e mi sembra che tu sia molto vicina. Ti è capitato di avere di entrare in contatto, di lavorare veramente con antropologi? Sì, io ho fatto l'assistente ad un antropologo della Goldsmith che si chiama Abdulmalik Simon in Indonesia, quindi no. Nel 2009 sono andata a Jakarta e abbiamo studiato l'economia sommersa, specificatamente nei kampung, quindi in queste zone di Jakarta occupate da nuovi migranti. E molte delle cose che ho imparato le ho imparate appunto trattando con lui e facendo da assistente, cercando di capire quali dinamiche si possono instaurare. Però nello stesso tempo ci sono profonde differenze fra l'approccio degli antropologi e quelli dell'artista. Tu le individui dove? Cioè dove individui il discrimine, sì, fra quello che tu fai e quello che potrebbe fare un antropologo visivo? Beh, diciamo che chiaramente non devo rispondere a nessuno, nel senso che la mia pratica non deve rispondere a dei canoni scientifici quasi, positivisti in un certo senso. Quindi la mia pratica risponde a quello che è una mia, diciamo, idea di pedagogia più che diciamo, della ricerca pura, dell'osservazione e dell'analisi, che hanno degli aspetti anche abbastanza mostruosi, no? Dell'osservare l'altro puramente per scopi quasi pseudoscientifici. Quindi mentre utilizzo le metodologie etnografiche, in un certo senso vorrei che il lavoro poi avesse dei risvolti pedagogici piuttosto che scientifici, anche perché non ho la pretesa di poter inserire il mio lavoro in quel contesto né la volontà di farlo. Anche il termine pedagogia in realtà è un termine molto discusso all'interno dell'arte, messo continuamente in discussione, non è un termine che viene semplicemente assunto. Certo. Io ho trovato una discussione molto interessante con Alex Alberro, un critico d'arte americano, appunto parlavo con lui del mio lavoro e parlavamo appunto dell'idea del lavoro didattico e del lavoro pedagogico. Cioè il lavoro didattico spiega delle posizioni, ti dice questi sono i blocchetti con i quali puoi costruire la tua opinione e la tua opinione dovrebbe essere più o meno questa. Mentre il lavoro pedagogico dovrebbe offrire a chi lo vede dei blocchi o comunque dei mattoni per riuscire a mettere insieme una realtà alternativa, comunque un pensiero alternativo tramite la coscienza della persona che sta guardando. Quindi le due cose sono diciamo diverse in quel senso. Io non cerco di imporre, se vogliamo, una mia visione né politica né sociale sull'altro, ma di spiegare quali sono le complicazioni di quello che viviamo.
Spesso, chiaramente, visto che li sto facendo io, forse una mia impronta politica e sociale c'è, però cerco sempre di avere di far vedere delle negoziazioni o comunque delle difficoltà o delle problematiche all'interno dello scenario. Questo è una cosa. Parlo dell'ultimo lavoro, sì, poi sì, così, sì. Così. L'ultimo lavoro che volevo presentare è un lavoro che ho fatto dal 2009 al 2012, quindi è l'unico diciamo, lavoro così lungo in un certo senso che mi ha portato diciamo, a lavorare per 5 anni con una cooperativa, una housing cooperative, quindi una cooperativa di case dove lo Stato inglese appunto negli anni 70 aveva costituito un gruppo di case comunali che però venivano abitate in cooperativa, quindi le persone che abitavano all'interno di queste case ci vivevano con affitti agevolati a fronte poi di aver dimostrato di non poter diciamo di avere dei disagi economici o di altro genere, quindi potevano vivere all'interno di queste case tutti insieme. C'erano delle case dove c'erano studenti o persone più anziane, però persone single, perché chiaramente il welfare state inglese solitamente dà la priorità, come magari tutti appunto i sistemi di welfare, a famiglie giovani piuttosto che a donne con bambini, ma il singolo solitamente viene anche lasciato solo. Quindi qui c'era questa idea di reintegrare tutta, di reintegrare nel tessuto sociale tramite la coabitazione delle persone che non avevano avuto questa opportunità. Questa è la visione di Claes Lane dall'alto. Questa era Claes Lane. Claes Lane è stata abbattuta nel 2007, e è stata abbattuta perché qui sono state costruite diciamo, lo stadio olimpico e sono state fatte le Olimpiadi. Qui abitavano più di 500 persone, però i media inglesi non ne hanno quasi mai parlato. Io mi sono interessata a questo luogo dopo la sua distruzione totale, cioè sono venuta a conoscenza dopo, e l'unica cosa che ho pensato fosse magari funzionale o utile, questo forse è un altro punto di cui potremmo parlare, appunto questa idea di fare uno, di avere un ruolo socialmente responsabile come artista, e poi anche di cercare di fare dei lavori o dei progetti che abbiano una funzione. Quindi questo lavoro in particolare mi ha portato a fare delle riflessioni appunto anche sull'opera finita, cioè dove va a finire il lavoro che io faccio, che penso sia responsabilmente, che sia socialmente diciamo utile o responsabile, eccetera. Se va a finire in un museo diciamo ha un senso, se va a finire in una collezione privata ha un senso, se va a finire in una galleria e non lo vede mai più nessuno perché finisce in una cantina ha un altro senso, quindi appunto dove viene visualizzato anche il lavoro, quella è una cosa che mi interessava capire. L'unica immagine esistente, ufficiale, questo è un screenshot scattato dal sito delle Olimpiadi, su questa cooperativa, quindi come vedete è assolutamente chiaro l'intento delle Olimpiadi, nel senso di far vedere, di rappresentare questo luogo come un luogo vuoto, senza nessuno, senza nessuna storia, senza nessuna ragione di essere. Infatti diciamo, la didascalia di questa immagine è diciamo, un estate, che tra l'altro non era una cooperativa, qui viene descritto come semplicemente un gruppo di case comunali, deserte, vicine al sito olimpico, mentre in verità sono state abbattute per far sì che si costruisse il villaggio olimpico. E, procedo. Invece qui c'era molta vita. E io lentamente ho scoperto tramite dei contatti con gli ex residenti di Claes Lane quanta vita effettivamente c'era, e mi ho approcciato lentamente durante questi 5 anni diverse persone che abitavano a Claes Lane, e ho chiesto ad ognuno di loro di darmi una loro rappresentazione, di aiutarmi a capire come ricordare questo luogo, mentre potevo semplicemente collezionare diciamo immagini, documenti, oggetti di questo posto, mi sono avvicinata alle persone per chiedere a loro come volevano ricordare questo posto. Quindi abbiamo collezionato tante cose, c'era un gruppo di ragazzi che negli anni 80 facevano delle fanzine e quindi mi hanno donato tutte le loro fanzine.
c'era una ragazza che seguiva questa newsletter e abbiamo, mi pare, una settantina di numeri di questa newsletter che parla di tutta la storia di Clay's Lane mentre stava accadendo, naturalmente. Veniva prodotta proprio lì a Clay's Lane. Poi ci sono tutto quello che concerne, diciamo, la parte informativa su Clay's Lane, quindi tutti i documenti della cooperativa stessa, delle fotografie. Alcuni hanno deciso proprio di donarmi dei pacchi di fotografie, però scegliendo come la tassonomia stessa della loro piccola collezione, come farla. Qui ci sono altre fotografie. E, per farvi un esempio di come hanno reagito i residenti, uno di loro è un attore, e quindi il suo modo di reagire alla mia domanda è stato quello di chiedermi di fare una pièce teatrale. Stavamo inscenando praticamente una storia basata sul loro sfratto. Questa pièce teatrale ha riscosso abbastanza successo a Londra quando l'abbiamo fatta appunto live nei giorni dell'opening, e ci è stato chiesto dal Lofoten Art Festival in Norvegia di portare la pièce lì, visto che parte integrante della pièce sono Dexter, che ha vissuto l'esperienza di sua figlia. Siamo andati tutti insieme in Norvegia a rifare questa pièce teatrale in Norvegia. Tra l'altro ci hanno chiesto di farla lì perché c'è un aeroporto che c'è una situazione molto simile, un aeroporto che porterà via un gruppo di case anche di comunali. Quindi qui c'è, diciamo, stata questo archivio, infatti si chiama Clay's Lane Live Archive, quindi archivio vivente, perché effettivamente alcune delle alcuni dei pezzi dell'archivio stesso vengono esposti in modo diverso, vivono, sono pièce teatrali, sono pezzi di musica, sono in funzione di quello che hanno deciso di donare poi i partecipanti. Questo mi sembra anche molto interessante, perché qui c'è un altro elemento che era emerso, forse diciamo era rimasto implicito in quello che hai detto finora, e cioè questo rapporto fra memoria collettiva, memoria individuale, o fra sentire individuale e sentire collettivo, che è emerso anche oggi molto fortemente, evidentemente oggi, poi ne parleremo, insomma, oggi in questa messa in scena di un conflitto sociale, c'era, da un lato si velava e dall'altro si svelava, come sempre avviene col teatro, come sempre avviene con la maschera, quindi ognuno ha giocato un ruolo, ma ognuno ha messo anche in scena il proprio sentire rispetto a questo ruolo. E qui quello che forse è molto interessante è che questi individui che avevano subito passivamente, o che comunque che avevano dovuto subire una situazione anche grave dal punto di vista personale, passano invece ad avere un ruolo attivo, mettendo in scena questo loro, certo, sfratto, mettendolo in scena in un momento cruciale, mettendolo in scena loro personalmente. E poi appunto tutta questa collezione di oggetti è una collezione che fa riferimento alla memoria personale, che rischia invece di essere cancellata. Quindi molto interessante, credo, questo rapporto fra l'immagine che vuole essere trasmessa a livello ufficiale, quella di un luogo dove non c'è nulla da salvare e da ricordare, e quella invece che tu fai emergere di un luogo che è pieno di umanità e di memorie individuali e personali. E questo è veramente forse un po' il ruolo dell'arte, no? Di far emergere quello che altrimenti rischia di restare sotto la superficie. Forse possiamo parlare adesso del lavoro di oggi, sì, che sì, ha tante sì, affinità sì, con quello che si sta dicendo adesso, con quello che si sta infatti dicendo. Poi ho una domanda, sì, a proposito del lavoro di oggi e di molti altri, ma prima parliamo. Sì. Sì. E forse possiamo coinvolgere nella conversazione. Volevo far vedere anche le immagini del workshop mentre parliamo, sì, e coinvolgere tutti. E possiamo coinvolgere, sì, anche chi ha, sì, attivato, partecipato. Sì, sì, voi, sì, chiaro. Sì, l'ultima cosa che volevo dire, appunto, in funzione anche di quello che avevi detto tu adesso, c'è un Hal Foster
in The Return of the Real, Il ritorno del reale, scrive appunto che forse il ruolo dell'artista è quello di riportare a galla le memorie soppresse, cioè ciò che viene in un certo senso cancellato e che diciamo un artista può riportare alla luce, però non a livello aneddotico, ma come diciamo con una sua forza che abbia un significato in quel momento, nella contemporaneità. E l'ultima cosa dell'archivio appunto che sono queste scatole che sono al Bishopsgate Institute, quindi quello che dicevo prima sul lavoro che non finisce diciamo semplicemente nella sua rappresentazione, ma anche nel luogo dove, nella scelta del luogo dove viene poi ospitato tra virgolette. Quindi questo archivio è effettivamente pubblico, si può andare al Bishopsgate Institute a Londra e chiedere dell'archivio di Claes Lane, e questo archivio insomma, è reperibile, è visitabile, ecco questo. E lì nell'archivio si presenta così o questa è una foto di un momento? Questa è una foto dell'archivio, cioè tutto l'archivio sta dentro queste scatole. Naturalmente, per esempio, la pièce teatrale è la documentazione della pièce, è il testo della pièce. Poi l'indice dell'archivio stesso è stato scritto a più mani con gli ex residenti della cooperativa, e appunto ogni residente ha scritto un pezzo per spiegare sia il processo di collaborazione con me, quindi come abbiamo fatto a arrivare a quello che c'è nella scatola, che la sua, diciamo, il suo senso di quello che ha perso in un certo senso. Ecco questo. E passiamo a Agency, giusto. Allora, prima di tutto, venite qua. Sì, certo. Faccio vedere la foto così. Prima che iniziamo a parlare di Eccoli. Agency, c'è un progetto. Forse è spento. Aspetta. Spento? Sì. Vabbè, ma ci sentiamo. Alzata la voce. Ecco. Vabbè, prendi questo. Adesso si sente. No, allora, prima che iniziamo a parlare di Agency, grazie alle fanciulle che ci hanno raggiunto al tavolo, che mandavano degli sguardi di terrore dalla prima fila, volevo dire innanzitutto una cosa, perché adesso parleremo di un progetto, mentre invece ce n'è un altro, perché appunto Agency ha avuto una gestazione molto lunga, e perché con Adelita diciamo abbiamo iniziato a dialogare addirittura un anno e mezzo fa, ecco, e per inizialmente un progetto che poi insomma non è detto che non venga ripreso, insomma, perché inizialmente la storia è questa, diciamo Adelita mi era stata segnalata appunto da Anna Mattirolo, che adesso non c'è, ma insomma comunque, perché il suo lavoro alla fiera Rome to Contemporary Art, la fiera di Roma di arte contemporanea, diciamo aveva riscosso l'interesse dell'Associazione dei Giovani Collezionisti, e da lì era nata l'idea per me, che mi occupo appunto del Dipartimento Educazione del Museo, molto stimolante avere da un artista diciamo la possibilità di avere un dono, diciamo una sorta di dono, avere da un artista l'idea di realizzare un progetto educativo insieme. E inizialmente noi abbiamo iniziato a ragionare su un progetto il cui titolo era Pen Pals, e Amici di Penna. E questo progetto, che per certi versi ha dei legami con quello di oggi, con Agency, perché comunque lo scenario è sempre quello della crisi. La differenza era che appunto i ragazzi, un gruppo di studenti di un liceo romano avrebbe dialogato via email in inglese con un gruppo di studenti di un liceo di Atene, e quindi da questo loro scambio sarebbero emerse le loro riflessioni su
quello che, su quanto la crisi stava, diciamo, su quelli che erano gli effetti della crisi nella loro vita familiare, quotidiana di giovani. E quindi questo tema subito mi aveva moltissimo affascinato, oltre al fatto che avevo così ricevuto un pacchetto di testi di Adelita, tra i quali vedete lì in mostra, appunto, e avevo letto di questo suo interesse, mi ero documentata su questo suo interesse per la pedagogia radicale, che appunto, insomma, occupandomi di Dipartimento Educazione, mi era sembrato, insomma, che stavamo partendo con il piede giusto. Poi, per una storia che purtroppo è legata indissolubilmente alla crisi, al fatto che poi alla fine la preside del liceo ateniese, con grande rammarico, ha rappresentato l'indisponibilità del liceo a portare avanti questo colloquio a distanza, perché appunto purtroppo non avevano dei seri problemi a portare avanti l'attività didattica, così quotidiana, e quindi non si potevano impegnare in un progetto di tipo speciale quale sarebbe stato Pen Pals. Dopodiché, appunto, lì è nato invece l'idea, ho chiesto ad Adelita di un nuovo progetto, e allora, va bene, è nato Agency. Comunque volevo semplicemente raccontare che, insomma, tra noi il dialogo va avanti da oltre un anno e mezzo, quindi, insomma, abbiamo avuto modo molto spesso per mail, ma insomma di approfondire la nostra conoscenza. E tra le altre cose ci sono molti legami con il lavoro di un Dipartimento Educazione di un museo di arte contemporanea come il Maxi. Noi abbiamo adottato un approccio di tipo costruttivista. Per noi il museo, si è visto in pieno oggi, ieri e l'altro ieri, il museo si è trasformato in una sorta di forum, di luogo aperto, che ha offerto ai partecipanti al workshop, fattispecie appunto questo gruppo di studenti, la possibilità di confrontarsi, quindi partecipare mettendosi in gioco, e appunto così costruendo questo gioco di ruolo. Adesso però ripasserei la parola ad Adelita, perché appunto così è giusto che del workshop parli lei, insomma, su che cosa è il tema. Allora, parlerò molto brevemente del workshop, solo per illustrarvi un attimo la struttura, proprio molto brevemente per farvi capire cosa le immagini anche che vedremo. Poi lascerei proprio la parola sia alle ragazze che hanno partecipato, anche a Gabi e appunto a Leandro, magari, che ci dice qualche parola in più anche lui. Allora, questa è un'immagine del workshop, nel senso che io ho chiesto a questi ragazzi, che sono una quarantina, giusto? Di dividersi in 5 gruppi: il gruppo degli attivisti, giornalisti, lavoratori, politici, banchieri. Naturalmente queste categorie sono totalmente banalizzanti e non hanno un senso così divise in modo così semplice, però questa struttura proviene effettivamente da un tipo di workshop che si fa in Inghilterra durante le classi di Citizenship Studies, quindi lo studio della cittadinanza, e io mi sono ho rubato alcuni elementi di questo tipo di workshop che si tiene in Inghilterra per costruire Agency. Quindi, per esempio, ho rubato queste categorie. Perché? Perché poi l'idea appunto del workshop è che i ragazzi stessi comincino a complicarne il senso. Quindi hanno passato un mese, adesso Leandro magari ci dirà due parole in più su questo periodo di ricerca, sotto la guida appunto di Stefania e Leandro e del Maxi, che insomma ci ha aiutato a fare questo momento di incontro, incontrando dei personaggi che
diciamo, avevano a che fare con la loro categoria, o che potevano rappresentare la loro categoria. Quindi Fabio Isman, un famosissimo giornalista, ha diciamo, incontrato i ragazzi parlandogli del ruolo del giornalismo nella società italiana, della professione del giornalista adesso e anche in passato, naturalmente, perché ha una storia importantissima. Rita Bernardini del Partito Radicale ha anche parlato con i ragazzi di cosa vuol dire sia l'attivismo che l'attività politica. Quindi ci sono stati proprio appunto questi vari incontri, poi lascio la parola a te per descriverli un po' più nel dettaglio. Però tornando al workshop stesso, che è durato 3 giorni, l'idea di queste categorie era quella di lasciargli una libertà di interpretazione dei ruoli maggiore, quindi appunto cosa vuol dire per questo gruppo di ragazzi fare i giornalisti oggi in Italia, o cosa vuol dire per questo gruppo di ragazzi fare i lavoratori. Quindi questa era una cosa che loro appunto potevano complicare nel complesso. Poi gli ho proposto ogni ora, più o meno, uno scenario diverso, partendo dallo scenario italiano attuale, quindi un'altissima disoccupazione, un governo diciamo un po' sia traballante che non necessariamente eletto, diciamo una situazione economica abbastanza difficile, e nei loro gruppi hanno dovuto creare una risposta. Allo stesso tempo c'era un telegiornale, e vi faccio vedere, scusate, magari... tra un secondo, una clip di un piccolo dibattito interno durante il workshop stesso. Ma come dicevo, ogni ora c'era questo telegiornale che spiegava al resto della società quello che stava succedendo. Al termine del telegiornale, i ragazzi, uscendo un attimo dalla simulazione, dovevano assegnarsi dei punti potere. Quindi chi in quella situazione descritta dal telegiornale aveva il potere effettivo nella società che avevano creato. Questo discorso è andato avanti diciamo per questi 3 giorni, scandito appunto da questi scenari. I ragazzi stessi mi hanno proposto degli scenari che si sono sviluppati, e la società si è evoluta in un determinato modo anche a secondo di quello che i ragazzi volevano rappresentare o che si sentivano di poter rappresentare per guadagnare potere. Vi faccio vedere un brevissimo scorcio del workshop, che parla appunto di questione del potere. No, non ve lo faccio vedere. Aspetta. Partirà mai? No, secondo. Possiamo alzare? Gli accordi vuol dire favorire un gruppo. Questa è la cosa. Favorire. No, assolutamente. Però perché grazie, io prima accordi con E capito, per questo infatti lei ha ragione quando dice il fatto di essere onesti è questo che ci sta facendo capire che nella società, cioè almeno in questa società che abbiamo creato, che è molto simile a quella che è in realtà, il potere si raggiunge facendo gli impicci. Allora, questa è una piccola parte, naturalmente non tagliata, non montata del video. Adesso lascerei un po' anche la parola agli altri, però appunto... questa forse è una delle cose che penso abbiano realizzato i ragazzi con lo scenario che gli ho proposto io. Infatti la simulazione punta all'avere il più potere possibile. La cosa particolare è che nel cercare di avere il più potere possibile, le categorie hanno cominciato a simulare quello che succede nella società italiana, ovvero si sono create delle situazioni che sono totalmente simili a diciamo quello che succede che succedeva al di fuori del museo. Questo perché appunto c'era una ricerca del potere assoluto. Forse questa è la mia. Adesso magari passo la parola a voi un secondo, se mi volete dire cosa qualcosa. Anche a Gabi, insomma. Non so, io ho detto un po' la mia, volevo sapere cosa ne pensavate voi del workshop, insomma. O comunque di quest'idea del potere, come l'avete affrontata, come... Poi voi facevate parte del gruppo dei lavoratori, giusto? Sì, esatto. Noi facevamo parte del gruppo dei lavoratori e diciamo che siamo stati il gruppo più pulito, se possiamo dire così, perché eravamo il gruppo che cercava meno di arrivare in alto, quindi sicuramente tra politici, banchieri e attivisti, che successivamente sono diventati anche loro il gruppo dei politici, c'erano grandi giochi di potere, soldi, corruzione,
E noi ci trovavamo un po' in mezzo ovviamente a queste manovre, perché andavamo avanti con la nostra azienda, simulavamo che la nostra azienda stesse andando avanti, abbiamo aperto una filiale, abbiamo provato a creare un movimento, un comitato, un sindacato, però ovviamente eravamo comunque, diciamo, sottomessi dalle classi dirigenti che si trovavano a discutere tra di loro, alleanze, giochi di soldi. E quindi, diciamo, ci siamo trovati nella situazione reale in cui probabilmente i lavoratori si trovano nella società odierna, per cui ci sentivamo indefiniti, ma allo stesso tempo, sì, esatto, ci sentivamo indefiniti, ma allo stesso tempo ci rendevamo conto di come, di quali fossero proprio le manovre politiche e di potere che si stavano sviluppando. Sì, diciamo che poi la cosa che, cioè, che è emersa con il passare dei giorni, in realtà invece che avere il nostro ruolo di lavoratori, alla fine abbiamo dovuto cercare di difenderci più che altro, cioè non potevamo più avere anche noi degli obiettivi come avevano gli altri gruppi, noi dovevamo soltanto reagire alle loro cose, quindi alla fine... però, cioè, un po' disillusi oggi. Sì. Però non abbiamo reagito male, alla fine le cose sono andate abbastanza bene. Alla fine abbiamo proposto una democrazia diretta perché eravamo stufi del... si stava creando un regime un po'... Sì. Sì, un sistema politico che non ci piaceva e quindi con i banchieri abbiamo chiesto una democrazia diretta. Interessante anche questa cosa di chiederlo con i banchieri. Vi siete allati con i banchieri. Ma non avete pensato di chiedere invece, di mettere in... di criticare alla base il progetto, il framework che era stato proposto. Cosa, nessuno ha pensato di mettere in discussione la tua proposta? Sì, anche sì. Dall'inizio? È una domanda? No, non c'era. In realtà all'inizio non avevamo ben capito di cosa si sarebbe trattato. Quindi siete trovati coinvolti in questo gioco e sicuramente eravamo quelli più deboli, cioè eravamo quelli che si dovevano difendere, ecco. Però sì, sicuramente ci sono state delle cose fin dall'inizio che non ci andavano bene, però ma proprio non che facevano parte del progetto, perché poi alla fine la cosa che si è creata fin dal primo momento è stato, come ha detto Delida, proprio il fatto di riportare la realtà esterna, è stata subito riportata all'interno del cioè non c'è stato neanche spazio di il tempo di immaginare, capito? Quindi sì, quello che si è venuto a creare è stata una situazione di rispecchiamento non perfettamente identico, però comunque simile. Poi abbiamo riflettuto sul fatto che probabilmente questa cosa fosse dovuta al fatto che il centro del progetto fosse comunque il potere, per cui alla fine di ogni scenario noi dovevamo assegnare dei punti potere, un punto potere che era secondo ogni gruppo chi ha avuto potere in questa situazione, per cui abbiamo pensato che, causato proprio da questo, il fatto che, cioè, probabilmente se la cosa primaria fosse stata trovare il bene della comunità, del popolo, sarebbe venuto a creare un altro tipo di situazione. Per cui per questo magari rispecchia la società attuale, perché c'è questo presupposto del potere. E fino a che punto c'è stato coinvolgimento e quanto invece di Stato? Cioè, no, eravamo totalmente completamente immersi. Sì, cioè. Uscivamo litigando. Io cioè. Ho una domanda che non... Faccio vedere anche qualche immagine. Questi erano i politici, naturalmente. Ma siccome questo scenario appunto del rispecchiamento della realtà quotidiana, della realtà dell'oggi in agency è stato chiaro sin dal primo giorno, io mi domando tra voi, quando appunto siete uscite dal maxi e andavate a casa e poi siete tornati, ve lo siete detto questo, ma stiamo riproponendo la stessa realtà o è stata una cosa inconsapevole? È una cosa che abbiamo realizzato alla fine, in realtà. Oggi. Non ve ne siete accorti? No, abbiamo realizzato oggi. Soltanto quando si è creato proprio il problema di una società che si è bloccata, allora abbiamo realizzato che... Dal primo giorno ci siamo accorti che... Eh,
Forse perché che dall'esterno c'era questa deriva di rispecchiamento. No, probabilmente sì. Pensava a sapere se era consapevole o no. No, noi nel momento in cui ci siamo resi conto che eravamo un po' bloccati, ci siamo cominciati a chiedere i motivi perché? Per cui abbiamo realizzato che era molto simile alla società attuale. E io ho una domanda adesso per il professore Leandro. Evidentemente allora, tutto questo parte da uno slancio che è uno slancio costruttivo da parte di Adelita. E però invece il risultato, come dire, il primo risultato, la prima fase è stata questa di questo rispecchiamento. Quindi in che senso? Questo slancio costruttivo avrà poi un seguito, avrà un risultato, oppure che cosa potrebbe succedere? Quali sono le impressioni adesso? Le impressioni a caldo sono insomma, ancora un pochino sommarie da un certo punto di vista, perché sicuramente la fase di formazione, di preparazione che c'è stata nell'ultimo mese più o meno in vista di questo workshop è stata una fase secondo me importante, perché ha offerto agli studenti delle possibilità che altrimenti non avrebbero avuto per incontrare delle persone che insomma hanno presentato loro alcuni aspetti della realtà, dal, appunto, dal giornalismo al mondo delle banche, al mondo del lavoro, al mondo della politica, eccetera. E, sicuramente questa fase ha avuto un impatto sul workshop, perché chiaramente ognuno se no avrebbe portato solamente la propria esperienza. Invece io penso che già questo tipo di intervento abbia potuto arricchirli da molti punti di vista. E poi certo questi tre giorni di simulazione li ha coinvolti immediatamente. Insomma, io ho visto appena arrivati giovedì, sono entrati subito nei loro ruoli in maniera anche molto decisa, molto attiva. E alla fine del workshop oggi qualcuno mi diceva che questo era stato per lui, magari gente anche che sta all'ultimo anno, quindi dopo 5 anni di corso, è stato il più bel progetto a cui hanno partecipato, è stata una delle attività più educative che hanno vissuto negli anni scolastici. Io sono convinto di questo, al di là insomma dei risultati che poi vedremo insomma quando sarà pronto il video, sono convinto di questo perché io sono convinto dell'importanza della scuola italiana, noi poi tra l'altro siamo un liceo classico, quindi quanto di più tradizionale ci possa essere dal punto di vista della didattica. Io penso che la scuola italiana debba aprirsi necessariamente al mondo esterno e quindi progetti come questo insomma sono una delle tante possibilità che la scuola può offrire e che insomma gli studenti fortunatamente poi recepiscono, quindi insomma io sono ottimista sui risultati di questo lavoro. La mia impressione è che in termini di consapevolezza nell'arco di questi 3 giorni si sia costruito molto, cioè che si siano poste tante domande, soprattutto oggi insomma che siano venute ad emergere tante domande per cui in termini di consapevolezza penso che tutto questo processo possa portare molto al di là dell'opera. Assolutamente, sì, è proprio questo che diciamo è diciamo un tipo di didattica collaterale insomma che certo. Va oltre l'insegnamento delle materie di studio greco, latino eccetera, ma che sicuramente insomma poi apre molte possibilità, anche un diverso modo di concepire il rapporto con la realtà insomma da parte degli studenti. Io pure ripeto, io insegno storia dell'arte, quindi insomma mi occupo di un ambito abbastanza parallelo a questo, però per me lo stesso è difficilissimo far capire agli studenti quale sia quel processo di elaborazione anche di un artista, no? E quindi al di là della consapevolezza civica che possono aver raggiunto, è anche importante dal mio punto di vista essere entrati in rapporto con questo mondo, quindi ci sono diversi aspetti positivi sicuramente di questa attività. E voi direte interessate, avete qualche riflessione su questo o è ancora troppo presto? Secondo me ci dovrebbe essere una divulgazione anche un po' più, non so, secondo me dal momento in cui questo video sarà pronto, secondo me potrebbe essere anche un buon strumento educativo per
semplicemente anche per le materie che studiamo e non studiamo a scuola, cioè teoricamente dovremmo studiare educazione civica, non so, però sono, penso che possa essere uno strumento abbastanza influente anche da utilizzare poi all'interno della scuola stessa. Posso dire una cosa dal punto di vista di un museo italiano? Se si guardano quello che vari musei di arte contemporanea dicono riguardo alla fascia di pubblico che oggi in questi tre giorni ha svolto questo workshop, che sono quelli che vengono chiamati cosiddetti young adults, si afferma sempre che è una categoria che normalmente non viene al museo, perché appunto di solito si viene al museo portati dalla scuola e quindi condividete questo, cioè io so che appunto quando nei momenti di confronto che abbiamo avuto tra noi dipartimenti educazione abbiamo sempre stigmatizzato questo aspetto, appunto proprio il calo di interesse, cioè fino alla scuola media inferiore gli insegnanti riescono a portare gli studenti. E allora a questo punto, vedendo il risultato, avendo visto questi tre giorni con voi, mi viene da pensare che appunto questa strategia, che può essere definita una strategia educativa, questo coinvolgere in un modo assolutamente attivo, in un modo di partecipazione, offrire l'opportunità appunto di partecipare, può essere usata come una sorta di grimaldello in senso positivo per farvi venire al museo, ecco, perché insomma ieri si sono affacciati degli studenti di un liceo di Vercelli che sono rimasti una ventina di minuti ad osservarvi e a questo punto io mi sono sentita in dovere di portarli fuori, di portarli di allontanarci per poter parlare con loro, e loro erano entusiasti, hanno detto ma perché a noi nessuno ce l'ha mai proposta una cosa di questo genere, si stanno divertendo troppo, è bellissimo che vedere un museo così, e quindi insomma ecco, dobbiamo fare tutti quanti una riflessione su questo. Forse ancora ultime due domande, forse anche una risposta sintetica. Una, abbiamo toccato poco questo tema, ma dal punto di vista della formalizzazione che l'opera prenderà, perché sarà anche un'opera e sono molti gli strumenti che vengono messi in campo, la capacità di regia, la capacità, l'immaginazione a monte di tutto questo, le doti empatiche sicuramente, la capacità di instaurare rapporti di fiducia, tutto questo diventa in qualche modo funzionale alla realizzazione di qualche cosa. E come si può definire questo qualcosa? Che cosa sarà? E in che termini diventa poi un'opera che resta, che si cristallizza? Al di là del bagaglio di esperienza, naturalmente la prima ricaduta è il bagaglio di esperienza, è l'esperienza che resta in tutti coloro che avranno partecipato e in te, naturalmente. Ma per quanto riguarda invece L'opera, l'aspetto formale del lavoro è sempre difficilissimo da gestire, cioè anche per me è un esperimento ogni volta che mi affaccio sulla creazione di un lavoro tramite il workshop, perché chiaramente sono talmente coinvolta anch'io nel seguire, nel collaborare, nel negoziare gli scenari con i ragazzi, con i partecipanti, che la parte della registrazione visiva ogni tanto mi sfugge quasi di mano, quindi a livello registico ci sono delle scelte che faccio prima con l'operatore, delle scelte estetiche che faccio in funzione di una ricerca di una completezza dell'immagine e della rappresentazione di quello che è successo.
Quindi cerchiamo, se vogliamo parlare proprio di dettagli formali, di fare moltissimi dettagli dei volti che ascoltano, dettagli delle mani che sono nervose o calme o rilassate, dettagli di ciò che rimane sui tavoli la sera, di ciò che viene detto e scritto magari in un momento in cui due persone stanno parlando al lato piuttosto che in un momento di dibattito pubblico. Quindi c'è una ricerca di una totalità della rappresentazione del workshop. Uno, per in primo luogo, per diciamo per un motivo quasi etico, quindi di poter restituire anche a chi ha vissuto quell'esperienza il più possibile un ritratto anche fedele, ma considerato il fatto chiaramente che quello che dicevamo prima, quindi di questo altro livello dell'opera, quindi del voler aggiungere un altro livello pedagogico al lavoro stesso, pseudopedagogico, se non ci piace la parola, però appunto c'è anche naturalmente quelle che saranno le mie scelte, no? Quello che taglierò, quello che, non, che loro non riconosceranno, quello. Ci saranno queste diciamo, modificazioni in un certo senso, e naturalmente un accorciare completo di questa esperienza che sennò durerebbe insomma, 3 giorni di molto intensi. E, quindi diciamo, questo è il modo in cui opero a livello formale all'interno di questo workshop. Chiaramente è una cosa che, magari non so se volete spendere 2 parole anche su questo, ragazze, di cui abbiamo parlato all'inizio. Infatti io quando ho presentato il workshop ho detto, bene, se tutto il workshop si intende in termini di potere, la prima cosa che vi devo dire è che voi avete potere su di me perché io non so cosa farete, però io ho un ulteriore potere forse su di voi perché rappresenterò la vostra rappresentazione. Quindi queste sono cose naturalmente di cui abbiamo anche discusso all'interno del lavoro. Ecco. Non so se ho detto bene. Sì, 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 okay. Sì, è questo molto interessante perché poi al di là e oltre, insieme alla collaborazione, alla partecipazione, alla condivisione, poi c'è una fase in cui è l'artista a correre da solo, ad andare avanti. E allora bisogna riuscire a restituire invece poi tutto questo elemento rilevante della condivisione. E poi ho ancora un'ultima domanda, abbiamo parlato di radicalità, di alternative, di campi di protesta, e tutto questo avviene nel luogo dell'istituzione nell'istituzione per eccellenza. Come gestiamo questa ambiguità, insomma, o questa Penso questa sia una domanda che insomma, fa parte un po' di tutti quelli che lavorano in un certo senso in un certo tipo di critica istituzionale o che seguono questo, diciamo, profilo storico in un certo senso. E, chiaramente diciamo, quando si decide di fare l'artista e di avere una voce all'interno di un mondo culturale o comunque di aprirsi agli altri, a un pubblico, c'è anche la necessità di una piattaforma. Adesso chiaramente queste piattaforme sono, volenti o nolenti, nella nostra società delle istituzioni. Quindi penso che trovare un giusto, diciamo, equilibrio tra il avere l'opportunità, la possibilità, anche per certi versi, diciamo, l'onore di poter parlare a tante persone attraverso l'istituzione, ma allo stesso tempo di essere coscienti e consapevoli e più spesso possibile diciamo, poter commentare anche su quest'idea della, diciamo, dell'involucro che tiene al suo interno il lavoro, ecco questo. Non è sempre possibile in tutti i lavori, non è sempre chiaro in tutti i lavori, ma per esempio per Agency penso che sia stato importante riprendere all'interno del museo questo lavoro e anche riprendere il museo dall'esterno, perché all'interno, diciamo, dell'opera finita vorrei che fosse chiara anche questo, diciamo, questa simulazione che avviene all'interno di una delle istituzioni culturali più importanti di Roma. Questa è una cosa che noi, diciamo, non nasconderemo nel lavoro. E il fatto appunto che loro, che questa simulazione, questa rappresentazione della società avvenga all'interno dell'istituzione
E poi, ritornando anche all'aspetto formale, insomma, c'è stata questa discesa dei ragazzi in strada che abbiamo filmato. Questo per noi è stato, per me è stato un modo per parlare del fatto che c'è questa istituzione dove, dove c'è questo simulacro, queste simulazioni, queste rappresentazioni, ma in verità è l'esterno, c'è la strada dove poi portiamo quello che riusciamo a pensare dentro queste mecche, in un certo senso, dentro questi mausolei. Quindi la parte attiva, la parte viva, il pensiero viene portato dal visitatore all'esterno. Ecco questo. Vorrei concludere questo argomento dicendo che per noi istituzione questo momento è abbastanza importante, perché quello che il Maxi sta cercando di fare è di avere, di dimostrare questa apertura all'esterno nel maggior modo possibile, di avere quindi queste occasioni come il workshop con Adelita per far entrare all'interno del museo la società, anche guidati dagli artisti, e poter sia vivere i nostri spazi con l'aspetto performativo che per noi fondamentale quando pensiamo ad una mostra, ma soprattutto poter lanciare il museo in questo nuovo modello di istituzione, un'istituzione che riesce a rappresentare non soltanto ciò che è istituzionale a livello di arte, ma di portare e soprattutto dare voce a queste nuove esperienze artistiche realmente radicate nella società e realmente attive a livello non soltanto politico, ma proprio vitale. Con le persone della società contemporanea. Quindi siamo veramente molto contenti che questo possa essere stato uno degli esempi più calzanti di quello che è il nostro lavoro proprio in questa fase, e che sicuramente diventerà maggiormente approfondito nel nostro futuro. Insomma. Oltre al fatto che in questo caso ci sono stati vari dipartimenti del museo che hanno collaborato, insomma, perché il fatto stesso che il workshop di Adelita, il direttore artistico Anru ha voluto che avvenisse non in uno spazio di limite, non fuori come inizialmente era stato pensato, perché appunto spesso le attività educative avvengono appunto nel Dipartimento Educazione, nel padiglione del Dipartimento Educazione, ma insomma per la prima volta un workshop preso possesso di uno spazio espositivo, insomma per 3 giorni questo è avvenuto, e chi è che è venuto in Galleria 5 se n'è accorto, insomma, e quindi di questo insomma sono particolarmente contenta, orgogliosa, e forse tu volevi dire anche un ringraziamento per chi ha concesso. Un altro aspetto molto, molto importante di questo progetto è anche la collaborazione che c'è alla base di tutto questo, perché è veramente l'esempio della volontà sia dei privati ma anche di un museo pubblico, quindi con la collaborazione di NCTM L'Arte e di Agi Verona e della galleria che segue Adelita, in congiunzione con un museo pubblico e quindi con la gestione di fondi pubblici, questo progetto è stato possibile. Quindi siamo anche molto contenti di poter presentare un esempio di collaborazione tra pubblico e privato che è realmente importante per un'istituzione che vuole andare in queste direzioni. Io non so se volete continuare, Gabi voleva fare una conclusione o se volete dirvi ancora qualcosa sulla... Io volevo, abbiamo già ringraziato tutti 50 volte, però ci tengo anch'io, soprattutto i ragazzi, le rappresentanze dei ragazzi che ci sono oggi, Leandro tantissimo, perché appunto imbarcarsi in questo progetto e portare avanti un lavoro del genere con questi ragazzi che sono stati super disponibili, insomma per me è stato veramente un onore lavorare anche con loro e naturalmente anche con il museo che ho già straringraziato. Va bene, io chiuderei il mio intervento qui, ecco.